Salve, buongiorno e benvenuti, io sono Violetta e questo è un nuovo video. Come avete visto dal titolo, si tratta di un video dedicato alla serie TV prima stagione di The Witcher. Insieme a Sex Education è una delle serie che mi avete più richiesto ultimamente e finalmente ce l'ho fatta anch'io a vederla e a parlarvene. Sì, oggi ho un look un po' strano, un look un po' girl di Rivia, ho acconciato un po' i capelli come i suoi, ho messo delle lenti a contatto gialline, non so se da laggiù potete vederle però, eh? Ho qui il medaglione del lupo come quello che indossa Geralt, che mi è stato regalato gentilmente da Netflix intorno a novembre, poco prima che uscisse la serie, ma credo che possiate trovarlo anche su Amazon. Se in caso lo trovo vi lascio il link qua sotto. E come sempre indosso una t-shirt di Pampling a tema The Witcher. Io ho un'affiliazione con Pampling, ma questa volta non vi consiglio di utilizzare il mio codice sconto perché c'è un'offerta più conveniente, ovvero il 3x30. Se state guardando questo video quando l'offerta 3x30 ancora non è finita, sappiate che ci sono tutte le t-shirt a 10 euro con un minimo di acquisto di 3, e per questo 3x30, e poi dalla quarta in poi verranno tutte quante 10, poi 10, poi 10, poi 10, poi 10. Se invece mentre state guardando questo video l'offerta è già terminata, trovate sempre i miei codici sconto da utilizzare proprio qui nell'info box. È un modo per sostenere il mio lavoro e il mio canale, ma potete farlo anche acquistando una copia del Migliore dei Mali, il fumetto che ho sceneggiato io e che è stato disegnato da Tarma. Ormai manca pochissimo all'inizio della prevendita del secondo volume, che sta per uscire. Perciò vedo che recuperare primo, recuperatelo. Poi insomma, mi sentite sempre parlare delle sceneggiature dell'altri, magari siete curiosi di vedere una sceneggiatura scritta da me. Ultima cosa prima di iniziare, ragazzi. Sul canale Backdoor Broadway, il mio secondo canale condiviso con Luke, Alberto e Arianna, in cui facciamo cover di canzoni tratte dai musical, film, cartoni animati, eccetera, eccetera, è appena uscita la cover di Toss a Coin to Your Witcher, ovvero la famosa ballata tratta dalla serie. Perciò se volete dargli un'occhiata, ve lascio link un po' sparsi. E adesso cominciamo, parliamo di The Witcher. Sigla. Per chi fosse totalmente a digiuno di che cos'è questo The Witcher, praticamente è una serie che trovate su Netflix, una serie fantasy tratta da una serie di videogiochi tratti da una serie di libri scritti dallo scrittore Andrzej Sapkowski. Insomma, è tutto un tratto da. Inizierò con una parte, diciamo, no spoiler, è abbastanza pulita, dirò delle cose che potete tranquillamente già aver visto nei trailer della serie, o comunque ci sarà qualche spoiler senza contesto, però ve lo dico nel caso non vogliate proprio sapere nulla di nulla di nulla, e poi farò proprio una pesante parte spoiler dove vi dirò proprio gli snodi, quelli che se li scoprite magari vi potete rovinare un po' la visione, ma vi avvertirò quando ci arriviamo. Cominciamo un po', vi dirò la verità, non è stato subito amore a prima vista con questa serie The Witcher. Dice, ma che cazzo, ma sei tutta brandizzata, ma chi te crede? Sì, lo so, mettetemi un personaggio fantasy che abbia i capelli alla Targaryen e io ci vado in fissa subito. Mi piace l'iconografia del personaggio, l'atmosfera e tutto il resto. Comunque, dicevo, non è stato un amore a prima vista, anzi vedete la verità, all'inizio era quasi in insofferenza verso sta serie. Ci ha messo un po' per cominciare a piacermi e a convincermi. Vi dico perché. Prima di iniziare la serie ho letto il primo libro. Ok, tre quarti del primo libro, va bene, non variamo, e che ci ho fatta arrivare fino alla fine. Purtroppo ogni capitolo che leggevo mi faceva innervosire sempre di più, quindi a un certo punto mi sono detta, ma perché mi devo leggere qualcosa che mi fa incazzare? La lettura dovrebbe essere un'esperienza rilassante, no? Almeno per me, e quindi ho smesso. Sì, sono rimasta alquanto sorpresa in negativo. Il primo libro, il primo, che è quello a cui mi sono approcciata io, risale agli anni 90, se non sbaglio il 94, ma non vorrei dire una cazzoneria. Cioè, è un libro che comunque ha quasi 30 anni, ecco, ne risente parecchio, perché cioè, senza mossa entrare nei dettagli del libro, secondo me il livello di rappresentazione dei personaggi è invecchiato male. È pieno di retorica, dei cliché, dei personaggi femminili narrati malissimo, degli esempi proprio brutti. Lo strigo è insopportabile. Vabbè, per tutta una serie di motivi mi sono approcciata male alla serie TV, perché temevo di andare a vedere una roba simile nei contenuti, cioè nel modo in cui i contenuti venivano raccontati. Perché il problema di The Witcher, il libro, non sono gli eventi in sé, quanto il punto di vista da cui vengono guardati. E invece, almeno per quanto concerne quello che io ho letto sul primo libro e che ho riscontrato nella serie, non è stato così. Ma ci sono comunque dei tratti in comune. Per esempio, il libro è antologico. Almeno ripeto quello che ho letto io, ho ripetuto 10 volte questa cosa. Ogni capitolo sembra un po' un racconto a sé scollegato dagli altri. C'è un accenno di aggancio, storyline, però è ancora troppo acerbo. Sembrano più una serie di racconti diversi, con personaggi diversi, dove c'è però uno stesso protagonista, diciamo, le avventure di questo Geralt di Rivia, che è un
personaggio viandante, un personaggio ramingo che gira, va e fa cose. Fin dove ero arrivata io veniva anche fatto il nome di Yennefer, però diciamo che non avevamo ancora incontrato il personaggio. E effettivamente la serie riprende questa sensazione di antologia. Vediamo il personaggio di Geralt che vive varie avventure, apparentemente sconnesse tra di loro, e in contemporanea però dall'altra parte vediamo invece nascere la storyline di Yennefer, che viene impostata subito come un arco narrativo crescente, mentre di Geralt per tutta la prima parte hai un po' questa sensazione che non si capisce bene qual è il suo arco narrativo, fa cose che non sembrano connesse tra loro. Questo secondo me potrebbe essere uno dei motivi per cui Yennefer è uno di quei personaggi a cui ti affezioni tantissimo, anche perché la sua storyline viene proprio presentata come un origin story. Un'altra differenza che è stata attuata per esigenze di regia, immagino proprio a livello narrativo, è il fatto che per esempio l'episodio della strige, che è il primo capitolo del primo libro, nella serie invece diventa la terza puntata. Invece l'episodio con Renfri, che nel libro arriva a circa a metà del primo libro, qui è la prima puntata. La serie per un po' di tempo, per un po' di puntate, prosegue in maniera un po' caotica. Gli eventi si susseguono in più linee temporali e ci metti un po' a capirlo, non è esplicito immediatamente. Inoltre linee temporali diverse di tre personaggi diversi, che principalmente sono Geralt, Ciri, Yennefer. E c'è questa cosa che tu all'inizio pensi che i personaggi sono in luoghi diversi, però sono sulla stessa linea temporale, poi a un certo punto ti rendi conto che non è così. Si crea un po' sta confusione che fai fatica a mettere insieme tutti i pezzi, a capire che viene prima, che viene dopo nella linea temporale di chi. Insomma, ci vuole una certa attenzione per seguire bene gli avvenimenti in modo cronologico. Certe volte facevo tipo, ah ma sta cosa, no scusa, sta cosa però non è successa, ah no però ecco, ok ok. Poi vabbè, verso la fine comunque ci fanno raccapezzare, nonostante raccontino continuando a fare avanti e indietro nelle linee temporali di tutti, poi alla fine diciamo che si capisce tutto. Però è un andamento non lineare di quelli che si fa un po' fatica a seguire. Mai come Dark, mai come Dark. Dark è allucinante, Dark la devi vedere con le schede personaggio vicino, te serve il libretto come le opere liriche, ma è un'altra storia. Nonostante questo tipo di narrazione possa risultare un po' caotica, ha dell'interessante per la rilettura che si fa di alcuni personaggi, di cui all'inizio vedi la fine del loro percorso della stagione e alla fine vedi l'inizio, e diciamo che magari su alcuni potresti cambiare opinione. Le prime puntate hanno davvero dovuto sudare per conquistarmi, anche perché la serie non è vicina alla perfezione, secondo me ha varie cose che si possono migliorare e varie cose su cui devi un po' chiudere un occhio, però alla fine è arrivata all'ultima puntata, devo dire che invece ero abbastanza soddisfatta. Direi contenta di averla vista, nonostante i suoi difetti ci sono delle cose interessanti e i personaggi femminili secondo me sono davvero davvero fichissimi e ve li racconto più avanti. Quindi sì, nel complesso a me The Witcher è piaciuta, mi ha intrattenuto e una volta entrata completamente nel loro mood verso metà stagione mi ha anche sorprendentemente divertito, nel senso che ho proprio riso. È anche vero che diciamo che a un certo punto capisci che questa The Witcher la devi prendere un po' così come viene, non la puoi prendere con la gravità con cui magari hai preso il Trono di Spade, non c'è la sobrietà del Trono di Spade o di altre serie fantasy. Messo insieme non è niente male, nonostante tutto sono sicura che si possa andare migliorando, ma scopriremo nelle prossime stagioni se la vedremo fiorire oppure se ha dato tutto in queste 8 puntate. A proposito di Trono di Spade, a chi la paragona al Trono di Spade io dico no, non è come il Trono di Spade, né secondo il mio modesto parere superiore, cioè a parte il tema fantasy ci sono delle differenze veramente grosse. Beh, ultime due stagioni di Game of Thrones a parte, quello è sempre chiaro. Facciamo finta per un momento che le ultime due stagioni del Trono non esistano. In un mondo ideale la serie si è conclusa la stagione 6, oppure ancora non abbiamo visto le successive ed è perfetta così com'è. In quel caso The Witcher non reggerebbe il confronto, secondo me. Seppur le sue atmosfere sono suggestive, non riesce a ricreare quelle atmosfere di tensione che proprio si tagliano con una lama, tipiche del Trono. Ci sono un po' di misteri in The Witcher, un po' di colpi di scena, però sapete che manca l'intrigo alla Game of Thrones. Ci sono dei piccoli tentativi di intrigo, però per ora non si raggiunge quel livello. L'intrigo del ragno tessitore, di Dito Corto, di Tyrion Lannister, quella scaltrezza di personaggi che ti lascia sempre sul filo del rasoio, chi tradisce chi, quell'intrigo un po' politico, un po' soppopera che proprio te prende fino all'ultimo. Qui non c'è questo elemento. Quei villain che sono il male puro del Trono, manco qui per adesso ci stanno, non a quei livelli. Non c'è nemmeno l'atmosfera pesante, grave, tenebrosa, in cui temi per ogni personaggio in ogni momento, dopo le nozze rosse non te riprendi più, quel senso di vendetta viscerale dei protagonisti che è così potente e te lo trasmettono proprio. Qui non c'è quella paura che tutti i protagonisti sono a rischio, non c'è quel colpo di scena che ti uccide il protagonista, tipo alla fine della prima stagione, e tu dici com'è possibile? Quell'ansia del Todo Morti che arrivava verso i finali di stagione, non c'è. Ma in realtà manco ci frega niente, sono due serie diverse, io sto parlando soltanto a chi magari
ha fatto il paragone o era curioso di sapere il paragone tra le due serie, no? Quindi non è per sminuirla, è solo così per confrontarle. The Witcher è molto più chiaro, molto più delineato, molto meno incerto e tenebroso dal punto di vista del pericolo dei personaggi. È più prevedibile in questo senso, e anche per quello che riguarda le battaglie. Per adesso non ci sono state battaglie che ti fanno tremare come quella della Vipera delle Sabbie e la Montagna, oppure la Battaglia dei Bastardi. Qui andiamo più sul genere coreografia, bellissime da guardare, alcune sono molto belle veramente. Però, capito, non sono quei duelli all'ultimo sangue che non sai come vanno a finire, sono abbastanza prevedibili. Comunque, ripeto, a me è piaciuta The Witcher, secondo me il Trono delle Spade, che era una mosca bianca alla fine, cioè una rarità, è stato qualcosa di troppo sopra la media. E infatti sta sopra la media, è durato manco fino all'ultima stagione, ma non piangiamola più. Per quanto riguarda la regia, invece, non mi è dispiaciuta. Ci sono dei momenti davvero carini, però ci sono anche dei momenti nella messa in scena che aiutano a creare il senso di sconnessione tra le atmosfere. Alcune atmosfere, secondo me, contrastano troppo, e anche se hanno come intento quello di raccontare un mondo crudele, non edulcorato, in certi momenti risultano grottesche, però non in tutti i momenti, quindi dici ok, è la cifra stilistica di The Witcher, no, solo alcuni sono un po', ma perché? Rispetto ad altri invece che sono wow, cose tipo, ecco gli spoiler senza contesto, strette de palle, parolacce e insulti davvero coloriti, io direi anche memorabili certe volte, cioè insulti proprio creativi, in momenti che sono molto seri, qualcosa tipo non credo che fosse questo che intendeva madre natura quando ti ha creato. Tu dici ma questa cosa è super fuori luogo adesso, però ok. Oppure un personaggio che viene soprannominato così, pelo di c***o cresciuto. Cioè raga, che cringe. Tra l'altro secondo me il modo di usare il linguaggio scurrile è quasi anacronistico. Non che ci sia un'epoca precisa spaccata in cui sono ambientati i mondi fantasy, però idealmente dovrebbe essere circa il medioevo. De sicuro non è l'età moderna. È che proprio alcuni modi di insultare o di dire delle cose sono molto moderni e quindi per forza di cose cozzano con qualcosa che deve avere un sapore antico. Però secondo me se tutte queste cose le prendete bene, le prendete in simpatia, iniziate la serie sapendo che non vi dovete aspettare un fantasy sobrio, cioè secondo me vi pia bene, capito? Vi piace, vi divertite, vi intrattenete, perché è quello che a metà stagione ho cominciato a fare io, l'ho presa un po' così com'era, quindi ha cominciato a piacermi ancora di più. Domandona, Henry Cavill è un cannone che abbaia? Assolutamente no, secondo me è stato davvero bravino. Ci sono dei piccoli momenti di defiance in cui purtroppo si vede proprio che sta recitando, è molto recitato. Però dai, in linea di massima secondo me ce può stare invece, a me mi ha convinto, mi è piaciuto, si è fatto vole bene. Anzi, vi dirò di più, in generale secondo me il livello degli attori è comunque medio-alto, secondo me è anche più alto del livello degli attori, di alcuni, molti attori del Trono di Spade. Mi è piaciuta Anya Chalotra, non ho idea di come si pronunci questo nome, scusami Anya, l'attrice che fa Yennefer. Comunque anche Freya Allan mi è piaciuta molto, l'attrice che fa Ciri, ha queste espressioni intensissime, a parte i suoi occhi che sono incredibili, ma proprio ha delle espressioni davvero intense. E anche Jodie May, la regina calante, spacca. Allora, altre note dolenti in The Witcher. Dicevi, lei l'hai massacrato fino a mo'. No, vi giuro che mi è piaciuto, porca miseria. Però ci sono delle cose che sono un po' gni. Dobbiamo dirlo. Poi non è detto che nonostante ci siano le cose gni, non ci piaccia da morire comunque. Non vi preoccupate però, dopo dico anche le cose belle, perché ci sono delle cose che sono veramente uniche, che hanno fatto solo loro, che sono fighe, 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 secondo me. Quindi devo dire infatti che i punti deboli sono più che altro sul livello tecnico, ok? Quindi magari un po' sul montaggio, sul tipo di regia, sugli effetti visivi, su effetti speciali, su questo genere di cose qui. Però riguardo i contenuti secondo me c'è tanta roba. A proposito degli effetti visivi, probabilmente il budget non sarà stato chissà quanto, anche perché si tratta di una serie TV, sono budget diversi dai film. Però se sente, un po' se sente, non sono da buttare totalmente, anzi. Quando si tratta di mostri che si palesano nell'oscurità, se riesce un po' più a buttarla in caciara, sono più credibili. Corvedo non vedo, un po' come le facce di plastica di De Niro in The Irishman, che nelle scene in ombra erano veramente credibili, nelle scene in luce erano un po' così. Il problema anche in The Witcher è quando arrivano i pupazzi digitali, che sono poi creature fantastiche in luce, ecco, così saltano proprio fuori le magagne, sono molto pupazzosi, molto artefatti, poco credibili. Questa è una di quelle cose su cui dobbiamo un po' chiudere un occhio. Spoiler senza contesto, il peggiore forse è il personaggio del riccio, ma pure i fauni, quel che so, i draghi, roba simile, non ci siamo. Non male invece gli incantesimi magici visivi, devo dire che hanno un bel effetto quelli, le onde di energia, i portali, gli alberi fatati, spostamenti d'aria, roba simile,
molto meglio, ecco. Non lontani dagli effetti visivi ci sono gli effetti speciali. Dice che differenza c'è, gli effetti visivi sono quelli che si fanno in post production, quindi quelli digitali, gli effetti speciali sono quelli che si fanno sul set, quindi che ne so, tipo il trucco prostetico, il sangue che schizza, queste cose qui. Parlando degli effetti speciali, mi collego infatti anche al trucco e parrucco. C'è sta un sacco di sangue, di sugna, di sporco, di vomito, di varie secrezioni umane tra le più schifose, che sono molto credibili, io le ho apprezzate. Mi è piaciuto molto, devo dire, l'uso pulp che hanno fatto del sangue, una vera figata. In generale però ci sta qualche svista, se in molte puntate ovviamente i costumi di Geralt sozzer giusto, anche perché appunto lui è una specie di ramingo, è un viandante, uno che viaggia, non è che c'ha la fissa dimora con la lavatrice e l'asciugatrice a casa, no? C'ha sempre gli stessi stracci addosso, chissà da quant'è che se lava e quanto puzza, e glielo dicono pure, gli dicono che puzza di cipolla in continuazione, ecco un'altra cosa veramente un po' cringe. L'abito vissuto c'è sta tutto, però in alcune puntate il suo suit classico, quindi senza l'armatura, la camicia nera e il pantalone nero a vita alta, era un po' troppo fresco pulito al limone, cioè sembrava un po' proprio appena uscito dalla lavatrice, capi delicati a 30 gradi, stirato, profumato, coammorbidente, quindi ma. I capelli invece, la cosa che più temevo, in testa un moraccione come Harry Cavill, ci stanno, sono molto credibili. Alla fine non stonano, né tantomeno sembra un tupè attaccato in testa, grazie al cielo. E sappiamo che sono capelli finti, invece mi hanno turbato dei capelli veri, i capelli degli Yennefer, quelli post rinascita, troppo appena uscita dal parrucchiere. Ci sta che lei si atteggia a donna fashion con mille outfit, ci chiudono occhio pure nel Trono di Spade e Daenerys che cambiavano i costumi ogni 3x2, non si sa dove li prendeva. Passo sopra anche sul make up perfetto, anche dopo una nottata che si è dormita nel letto, si risveglia, oh, proprio baciata da Diego della Palma, cioè l'ombretto nero con le sfumature petrolio, ma chi ci crede che te dura tutta una notte? Vabbè, ci crediamo, però la piega boccolosa fatta col ferro, no. Secondo me dà proprio questa sensazione troppo acconciatura da salone di bellezza, non è abbastanza messy, non è abbastanza vissuta, è un po' finta, fa proprio sentire il reparto parrucco in scena e non si deve sentire. C'è proprio il boccolo, quello finto, cioè non è l'ondulato naturale, è proprio spudoratamente artificioso, per me stona. Bravi però con l'uso delle lenti a contatto, viola per lei, gialle per Geralt. Secondo me c'è un buon mix di lente a contatto ed effetto visivo. La lente a contatto, ripeto, adesso non so quanto si vede, ma io adesso le porto da vicino, nei primi piani fa subito effetto piatto, no? Perché ovviamente è una membrana di silicone colorato che viene appiccicata sull'occhio, quindi non ha la profondità, è disegnato l'occhio. Ecco, nelle inquadrature più larghe, diciamo, si vede, si sente la lente a contatto sull'occhio, soprattutto di Geralt. C'è sta, raga, c'è postà. La cosa che mi è piaciuta è che invece nei primi piani anche i profili tre quarti, ma anche i frontali, dove proprio vedi la profondità dell'iride, no? Ecco, lì sono riusciti con l'effetto visivo a colorare gli occhi e quindi non si ha l'effetto fintone. Mi è piaciuta molto questa cosa. E quindi nonostante i colori degli occhi siano molto innaturali, però risultano comunque molto naturali, sono stati bravi. E i costumi invece in generale non sono male, però secondo me non sono molto competitivi con altri fantasy, sono un po' cheap. Dai, su Netflix aumentiamo un po' il budget a questi signori di The Witcher. Sono un pochino poveri nella fattura, alcuni sinceramente più di altri, alcuni li ho trovati un po' anacronistici nel taglio, cioè non che il fantasy abbia un'epoca definita, dicevamo, però alcuni materiali e alcune scelte come le armature rugose di alcuni soldati, non so se effettivamente sia così perché io di certo non ho mai lavorato il cuoio in vita mia, però mi danno quella sensazione come di una lavorazione del cuoio che è troppo moderna, o comunque difficilmente un design del genere poteva essere preso in considerazione in un'epoca medievale. Secondo me troppo moderno, secondo me, anche il costume di Yennefer nella scena del suo primo incontro con Geralt, in cui lei indossa anche una mascherina sugli occhi. Boh, non lo so, è davvero una specie di 50 sfumature di grigio incontra il carnevale di Venezia. Anche le armature di quella specie di tribù di amazzoni che incontra Ciri, non lo so, avevano proprio qualcosa di cheap. È un peccato, investiteci di più, perché comunque queste cose tolgono un po' la magia della finzione, no? Le location invece mi sono piaciute molto, alcune più di altre, alcune molto suggestive, alcune un po' poverelle, però in generale reggono bene. La colonna sonora invece è fichissima, è davvero bella, avvolgente, oltre ormai l'amatissima Tossa Coin to Your Witcher, dona un soldo al tuo Witcher, dall'adattamento italiano terribile, purtroppo rende davvero male in italiano, però proprio in generale la colonna musicale mi ha colpito molto, mi è piaciuta. I temi dello show sono molto interessanti, si parla dell'importanza della libertà di scelta, l'importanza di essere padroni del proprio destino e l'impossibilità che sia così a volte, le conseguenze di chi ha un destino segnato o per nascita o per posizione sociale, si parla di diversità, di discriminazione, intolleranza tra razze tipo umani,
umani, elfi, altre creature, tentativi di convivenza pacifica in cui però poi una delle due parti si deve in qualche modo sottomettere. Si parla anche di un potere sociale che può essere ottenuto solo con la finzione di uno status che poi in realtà non c'è, come è quello decantato dal bardo di Geralt per Geralt, che poi non corrisponde alla verità, serve praticamente solo a intimorire gli altri. Oppure la mutazione artificiosa di Yennefer e la sua decisione di affrontarla per avere uno status, per avere un potere in più. Vorrei porre l'accento sui personaggi femminili in questa serie perché sono abbastanza fichissimi. Parliamo quindi delle donne di The Witcher. Secondo me nel libro sono raccontate veramente male, mentre nella serie gli ridanno la dignità. Non solo, sono secondo me a conti fatti, almeno in questa prima stagione, le vere protagoniste della storia. Yennefer in particolare viene proprio posta in modo da sembrare più protagonista lei di Geralt, secondo me. I personaggi femminili sono tutti personaggi attivi, ovvero sono tutti personaggi che trainano la storia, che la portano avanti grazie alle loro azioni e alle loro decisioni. Non è così scontato, affatto, credetemi. Sono caparbie, molto intelligenti, forti, cazzute. Sono i personaggi che ti rimangono più impressi alla fine. Forse per certi versi in questo senso è stato fatto un lavoro anche migliore che nel Trono di Spade. Sono molto bene approfonditi, alcuni più di altri ovviamente, alcuni più protagonisti di altri. Sono mossi da passioni violente oppure da grande disciplina, onore, gloria, lottano, desiderano il potere oppure sono arroganti oppure hanno una grande forza. Tutta questa serie di caratteristiche di solito vengono precluse ai personaggi femminili e vengono date esclusivamente ai personaggi maschili. Invece qui c'è davvero una rappresentazione molto interessante e non c'è una linea netta anche per i personaggi femminili che di solito sono o buoni 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 o cattivi cattivi cattivi. Non c'è questa linea netta. Moltissime sono anti-eroine. Devi capirle, devi imparare a conoscerle. Di alcune sinceramente ancora c'è da capire se sono più buone o più cattive o se sono semplicemente umane e quindi ci teniamo gli aspetti positivi e gli aspetti negativi. Poi mi è piaciuto molto come hanno rappresentato i corpi femminili nudi. Li hanno usati come di solito usano i corpi maschili, quindi come espressione di potenza, di potere, di affermazione di sé. Non sono soggetti a oggettivazione, sessualizzazione estremizzate, anzi nel contesto intimo vengono coperti. C'è una scena intima che riguarda Yennefer e alla fine di questa scena vedremo lei, dopo aver consumato con quest'altro personaggio, a pancia in giù. Le vediamo solo un pezzetto di schiena, è coperta, non ha il seno all'aria come di solito siamo abituati a vedere, anzi l'altro personaggio invece è più esposto. C'è proprio una rivendicazione, una riappropriazione del corpo femminile, un controllo su di esso che è solo donna e non subisce uno sguardo oggettivante maschile, cosa che invece troverete tipo in tutti i film. Diciamo che solo ultimamente si sta facendo caso a queste cose. Insomma, penso che i personaggi femminili siano davvero una delle cose che ho apprezzato di più di questa serie. Sono veramente la forza di questo The Witcher. Anzi, vi dirò di più, il personaggio di Geralt di Rivia, che mi aspettavo un po' come nel libro, quindi macho macho, l'uomo che non deve chiedere mai, l'uomo che salva e rispetta la donzella in quanto donna e quindi da proteggere. Ecco, lui non è così, anzi, dopo lo vediamo bene, è un personaggio un po' passivo, nel senso che sono poche le cose in cui agisce, più che altro lui viene travolto dagli eventi e si ritrova a fare cose che sono state iniziate da altri o a essere trascinato in situazioni suo malgrado e cercare di risolvere i problemi degli altri. È molto tenero lui, devo dire. Ecco, per entrare nel dettaglio dei personaggi femminili e di Geralt of Rivia, dobbiamo però arrivare alla parte spoiler. Perciò cari amici, se siete stati con me fino adesso, io vi ringrazio, spero di avervi fatto un po' di compagnia. Se è così ne sono contenta. Tornate dopo aver visto la serie a guardare la parte spoiler e a farmi sapere la vostra sulla serie, oppure se siete degli impavidi e me ne frega niente di spoiler, o se avete già visto la serie, restate con me, perché la parte spoiler comincia qui. Geralt, un eroe atipico, un buono, cornuto e mazziato, proprio tutte a lui, personaggio ramingo, in balia degli eventi, passivo, dicevamo, nel senso appunto che difficilmente è lui a trainare gli eventi. In realtà le sue azioni sono sempre delle reazioni a qualcos'altro e più che altro viene travolto dagli eventi. Lui ha questo aspetto minaccioso, scuro, questo corpo possente, mamma mia, Henry Cavill è una branda, io non lo so che allenamenti ha fatto per fare questo ruolo, però c'ha sto sguardo penetrante perché c'ha sti occhi gialli da gatto, no? Quindi se penetrano gli occhi gialli, non lo so,
è uno che parla poco, capito? Quindi classico tenebroso, più che altro grugnisce e dice parolacce. C'ha questa nomea terribile, si porta tanti pregiudizi sulle spalle, pregiudizi su di lui in particolare, ma anche proprio sugli Witcher, che poi sono gli strighi nel libro, no? Lui è uno strigo, che a me piace molto di più come parola strigo invece che Witcher, però vabbè. Questi pregiudizi, per esempio, sul fatto che gli strighi non provino emozioni, cosa che invece ci renderemo conto che non è affatto così, anzi. Quindi c'è questo personaggio che è permeato da tutta questa serie di dicerie e tu è così che lo conosci, no? E man mano che vai avanti nella storia, dai suoi comportamenti, piano piano sei tu stesso che cominci a smontare tutti quei pregiudizi, no? Cominci a dire, ma forse questo non è così come lo descrivono, ma fammi capire. Dicono di lui che è un violento, che è un macellaio, per qualcosa che non ha commesso, metà uomo, metà mostro. Diciamo che dagli umani è considerato un po' un mostro che uccide altri mostri che a loro danno fastidio. E diciamo che tutta quest'aura viene anche alimentata dalle cazzate che dice Ranunculo nelle sue ballate glorificatrici di questo personaggio. A un certo punto Geralt dice a Ranunculo: non raccontare bucce, di come sono andate veramente le cose e porta almeno rispetto ai vinti di queste storie che canti. E Ranunculo gli risponde: con il rispetto non si fa la storia. Interessante come concetto. Ci mettiamo dunque poco a scoprire che sotto quella scorza il nostro Geralt è un orso buono, un uomo forte nell'apparenza, brusco dei modi, ma veramente un tenerone. E non rispetta quei canoni del classico eroe macho macho, quello senza macchia. Anzi, è una categoria che viene presa in giro quando viene ridicolizzato il personaggio di quella specie di cavaliere eroico che è quello che viene ucciso mentre sta defecando. Di solito i protagonisti maschili come Geralt sono anche un po' degli sciupa femmine, sono un po' desiderati da tutte le donne. E invece qui lui fa cose, perché le fa. Però ecco, è sempre come le racconti le cose, è sempre il punto di vista. E lui non ti dà quella sensazione di essere uno sciupa femmine. Anzi, lui porta un grande rispetto verso i personaggi femminili, ma non quel rispetto che viene da una specie di irreverenza imposta dalla cavalleria e che quindi implicitamente manda quel messaggio che le donne sono più fragili, sono più deboli, sono più così e vanno protette e come gli animali in estinzione, non so. Semplicemente porta loro quel rispetto che si porta alle persone normali, cioè senza differenza di genere. Ma attenzione, perché non è il personaggio perfetto. Tutti i personaggi hanno dei lati d'ombra molto calcati e anche lui non è esentato. Anzi, fa le sue belle cazzate ed è anche per questo poi alla fine che forse diventa un personaggio interessante. Ora lo vediamo. Geralt ha smesso di soffrire, al punto in cui lo conosciamo noi, delle cattiverie che gli vengono attribuite. Diciamo che li sopporta come pegno della tregua che ha con gli umani. Il suo atteggiamento in realtà è molto più remissivo di quello che sembra in apparenza. Viene insultato, maltrattato, emarginato, però quando agli umani gli serve per ammazzare i mostri che gli fanno paura, allora lo chiamano. E lui accetta in cambio di denaro. Però in generale, pensateci, è una condizione abbastanza misera. Sei uno dei mostri che spaventa gli uomini, ma cerchi di ricavarti un posto nei loro cuori per sopravvivere, per la sopravvivenza, eliminando altri mostri che li spaventano. Infatti lui lo vediamo comunque che tiene sempre un profilo molto basso, che non vuole far sapere che si trova in un luogo, si copre, fa sempre il vago. E succede, vediamo proprio nelle prime scene, no? Che lui viene insultato, attaccato, soltanto perché è uno strigo. Dall'altra parte ci sono gli elfi. Gli elfi secondo me sono interessanti, ma non li abbiamo conosciuti praticamente per niente in questa prima stagione. Secondo me la loro storia sarà molto ampia e molto approfondita. Per adesso ce l'hanno solo accennata. E io sono curiosissima, perché di solito i personaggi degli elfi sono i miei preferiti in assoluto in tutti i fantasy. A parte quei snob del Signore degli Anelli. Gli elfi del Signore degli Anelli sono gli unici elfi snob che veramente qua puzza sotto il naso quanto sono antipatici. Gli elfi sono degli emarginati anche loro, però loro una volta erano ai vertici della società. Sapevano maneggiare la magia, hanno insegnato questa cosa agli uomini e gli esseri umani, che dobbiamo essere sempre rappresentati come i più merdosi del creato, l'hanno massacrati e l'hanno esiliati nelle riserve, tipo. Li ammazzano, li trattano come schiavi. Però per ora tutta questa roba noi non la vediamo, la sentiamo solo raccontare, perciò secondo me ci sarà parecchio da approfondire sugli elfi nelle prossime stagioni. Anche perché sti elfi stanno lì che se vogliono riprendere quello che è loro, ok? Quindi, ecco, quando il re degli elfi dice sta cosa a Geralt, che si vogliono riprendere quello che è loro, vendetta, combattere, eccetera, eccetera, Geralt tira fuori la sua filosofia di vita, gli dice: ma lasciate perdere, ma che cavolo lo fate a fa? Testa bassa e cercate di convivere gli uni con gli altri. D'altronde è quello che fa lui, soggetto alla volontà degli umani, soggetto anche alle
emozioni, perché non è affatto vero che lui non prova emozioni. Cerca di mantenere questa apparenza di emanare questo distacco, no, dagli altri. Però l'amore lo tocca e come? Anche l'amicizia. Ah, la vede dopo che si sono visti 4 volte in croce che numeri da circo fa per aiutare Ranuncolo il bardo? Cioè io non me l'aspettavo mai, perché loro hanno questo rapporto un po' conflittuale, non me l'aspettavo mai che si sarebbe preoccupato così tanto per lui, nonostante poi comunque lo tratti un po' male. Se Yennefer è uno di quei personaggi che ha praticamente questa origin story crescente, di Geralt cominciamo a scoprire qualcosa sul suo passato verso la fine e veniamo a scoprire che lui ha un complesso dell'abbandono che te dico fermete, perché è stato abbandonato dalla mamma quando era piccolino per essere preso e trasformato contro la sua volontà in questo strigone a subite di tutti i colori per diventare questa specie di mostro che lui non era. Verso la fine lo vediamo quanto soffre per questa cosa, tantissimo. Ecco perché probabilmente è questo il suo punto debole ed è così facilmente preda del calore degli affetti. Ecco perché basta una briciola di tenerezza e lui ci casca proprio con tutte le scarpe. Pensate quando viene fuori la storia che lui ha tenuto stretta a sé Yennefer con il desiderio che ha espresso al Gin. Pensate quanta paura ha questo personaggio di perdere le persone che ama, quanta paura ha di non essere amato da loro, di non essere accettato, perché è il suo trauma praticamente. Sì, lo so, io ogni volta devo psicanalizzare tutti i personaggi. Comunque quella che lui fa è una cosa molto grave, infatti litiga e rompe con Yennefer. Il suo tentativo di tenerla stretta è proprio il motivo per cui loro si allontanano e dopo questa cosa l'approfondiamo. Dicevamo, altro che insensibile, probabilmente lui è il personaggio più affamato d'affetto. Yennefer più che l'affetto vuole il rispetto, vuole l'affermazione, vuole contare, vuole la libertà di scegliere per se stessa. Lui vuole proprio l'affetto. Il personaggio di Renfri lo raggira facilmente con un bacio, usa il suo punto debole per ingannarlo e poi per andare a compiere la sua vendetta indisturbata, no? Quando Geralt chiede aiuto a Yennefer per Ranuncolo, appunto, prima quindi che lei subisca l'incanto del Gin, lei in cambio praticamente gli chiede il suo corpo, così in maniera velata, però gli sa di quello, pagamennatura praticamente. Una cosa che di solito vediamo al contrario, no? Di solito ci sono i personaggi maschili, diciamo quelli più negativi, che chiedono ai personaggi femminili di pagarli in natura. Lui invece di reagire tipo adesso metto un'altra tacca sulla spalliera, lui giustamente si offende perché non vuole essere una tacca sulla spalliera di Yennefer. In fondo lui cerca il vero amore praticamente, ma al fascino di Yennefer alla fine cede. Cioè proprio lui, capito, secondo me perde proprio la testa per questa Yennefer, cioè si innamora proprio tantissimo di lei. Forse perché lei lo tratta male, cioè proprio la classica dinamica tossica. Sarà lui a rivelare a lei il suo lato più vulnerabile. In intimità le dire cose tipo tu sei importante per me, quando te ne vai mi manca il tuo profumo. Tutta una serie di smancerie che rivelano il suo lato tenerone, che di solito magari vengono messe in bocca ai personaggi femminili affiancati all'uomo che non deve chiedere mai. E qui invece lui si sbilancia molto, è il personaggio di Yennefer che difficilmente, che non si sbilancia, ecco, nonostante l'incantesimo. Infatti questa storia dell'incantesimo è un po' da capire. E parliamone adesso, perché è l'elemento controverso la questione dell'incantesimo e del gin. Secondo me è una di quelle cose che deve essere chiarita più avanti. Se sono stati così attenti su tantissime cose, secondo me devono approfondirla. Per il momento è il motivo di rottura tra i due, di lite senza ritorno tra i due, però ecco, rimane un po' così, rimane un po' aperta la questione. La stagione infatti si chiude con Ciri che chiede a Geralt chi è Yennefer, come a dire nella seconda stagione se parla di Yennefer e Geralt. Tecnicamente se l'amore tra i due e quindi anche le notti d'amore tra i due sono legate da un incanto fatto su di lei, come viene detto esplicitamente, tra l'altro io pensavo che i geni non potessero fare innamorare qualcuno di qualcun altro. Ma bello il mio romanticone! La situazione allora dovrebbe essere un po' come Queenie che aveva incantato Jacob nel secondo Animali Fantastici. Siccome ce lo vogliono dare come colpo de scena, Yennefer non sembra esplicitamente sotto un incanto, però poi viene tipo dichiarato che si tratta di un sentimento finto e Yennefer gli pia un colpo, cioè proprio fa oh, come hai osato? Giustamente, quindi è un finto consenso dato da uno stato alterato di realtà. Geralt stupratore in pratica, piuttosto grave come azione, nonostante la giustificazione che in qualche modo si dà raccontando un pezzetto del suo passato, quindi si può ipotizzare, no, che questa paura di non essere accettato, bla bla bla. E lui tra l'altro cerca di giustificare questa cosa dicendo
cose che aggravano ancora di più la situazione. Gli dice tipo: ma l'ho fatto per salvarti, l'ho fatto per proteggerti. Cioè lì Yennefer proprio, cioè proprio Yennefer è una cosa, non vuole, non si vuole sentire sotto il controllo di qualcun altro. Lì proprio la perde definitivamente. Vediamo come affronteranno questa cosa nella seconda stagione, se l'affronteranno o ci glisseranno sopra. Cambiando situazione, scopriamo che Geralt ha abbandonato sua figlia, che poi corpo de scena soap opera è Ciri. Boh, non lo so, non ci hanno esplicitato perché lui va a letto con la figlia di Calante. Boh, non lo so, anche lì secondo me ci sono passati sopra veloci, troppo rapidi. Non si spiega bene, però non si capisce come mai è venuta questa concezione, no? Vorrei che parlassero anche di questo poi. Comunque, lui la abbandona in qualche modo perché non si sente all'altezza, perché c'ha paura di portarsela dietro nelle sue avventure allucinanti. Di sicuro non è proprio l'ambiente per crescere un bambino o una bambina in una maniera più sana, quindi la lascia in un contesto che lui ritiene più sano. E vabbè, che io di, insomma. Invece di farla diventare una vagabonda come lui, lei diventa tipo l'erede al trono, quindi. Però, lui non se l'è dimenticata e anzi, quando sente puzza dei guai, corre subito da lei perché capisce che il palazzo non è più un posto sicuro per questa bambina, quindi in quel caso se la vuole portare via. Poi per tutta una serie di vicissitudini, come avete visto, si mancano per poco, diciamo, e si ritrovano alla fine. Questa cosa tra l'altro lui la rivela a Yennefer, perché c'è un momento in cui parlano appunto di paternità e di maternità, insomma di figli, e lui dice questa cosa tenerissima, tipo: non capisco perché quando sto con te dico sempre più cose di quante ne dovrei dire. Insomma, praticamente vuole dire: quando sto con te mi viene così facile aprirmi, e poi mi pento, però no, perché io devo rimanere nel mio. È proprio un tenerone sto Geralt, regà. Un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo della serie è che praticamente si chiude con Geralt e Yennefer in due situazioni completamente diverse. Da una parte abbiamo Geralt e Ciri e questo abbraccio paterno di padre e figlia che si ritrovano, e dall'altra invece abbiamo Yennefer che ha appena sterminato tutti i nemici durante una battaglia, tirando fuori da sé tutto il suo potere, tutto il suo caos. Particolare perché di solito invece magari vediamo il contrario, magari il personaggio maschile che sta sgominando tutti i nemici in una battaglia e poi alla fine ci riesce e vince la battaglia, e invece il personaggio femminile magari che si sta più occupando degli affetti, ecco. Yennefer secondo me è un po' la vera protagonista di questa prima stagione. Secondo me è il personaggio più bello ed è quello a cui ci si affeziona di più. Inoltre è l'unica ad avere un arco narrativo da origin story, un arco narrativo in crescendo praticamente. Scopriamo tra l'altro che suo nonno tipo era un elfo e quindi lei è tipo una mezzelfa. Capiremo bene cosa significherà questa cosa, perché appunto la questione degli elfi non è abbastanza approfondita. Questo la rende un po' speciale, ma non si è ben capito se in positivo o in negativo, bla bla. Nasce però con delle deformità sul suo corpo e a causa di questo viene maltrattata tantissimo, proprio non voluta, venduta per pochi soldi. Lei proprio soffre tantissimo per questo rifiuto da parte di tutti, ma ciò che vuole in realtà è il contrario di quello che vuole Geralt. Se Geralt vuole rimanere in disparte, vuole stare sulle sue, andare avanti a testa china, aiutare gli uomini così da non essere massacrato, e in fondo al cuore cerca soltanto qualcuno che non lo abbandoni, Yennefer invece cerca l'indipendenza completa. Lei dirà proprio esplicitamente più di una volta: io voglio tutto. Con la differenza che qui lei non è dipinta come un personaggio negativo a 360 gradi, ma è una protagonista, è comunque un personaggio con cui vogliono farti empatizzare. E invece Daenerys nel Trono di Spade, appena ha detto io voglio tutto, è stata data per pazza. Yennefer cerca l'indipendenza completa, ovvero la possibilità di essere completa lei così com'è, senza bisogno di legami, senza bisogno di nessuno, senza bisogno di aiuto, senza bisogno di dover appoggiarsi, di dipendere da qualcuno, di essere sempre sotto qualcuno. Vuole essere lavoratore indipendente, insomma. Per ottenere questo brama sempre più potere, e per ottenerlo non guarda in faccia nessuno, sacrifica la fertilità per diventare attraente, perché in quel momento capisce che è uno strumento la bella estetica per ottenere più potere, per ottenere più indipendenza, e grazie a quello si emancipa da tutto il sistema dei maghi, dalla rettrice eccetera. Scavalca praticamente la manager e va direttamente a parlare col cliente. Si vede proprio nella scena del ballo, no? Ho trovato interessante il parallelismo che viene fatto tra la trasformazione di Yennefer e quella della Strige. Ecco forse perché hanno spostato l'episodio della Strige all'episodio 3 rispetto al libro. Entrambe considerate mostruose e soprattutto nucleo di caos incontrollato, questa energia che non si può fermare. A Yennefer viene detto spesso che è potente ma ha troppo caos in sé, che lo deve controllare, bla bla. Poi però al momento del bisogno la rettrice gli dirà: al mio segnale scade l'inferno.
moderno, smarmella tutto, Duccio. Però all'inizio le dicono che ha un'incapacità di mantenere sufficientemente il controllo. E questo diciamo che è un male per il capitolo dei maghi, perché li farebbe sfigurare a loro. Per questo, no, loro cercano di ingabbiare, in qualche modo di vincolare in qualche modo Yennefer, per non andare poi loro a dover mettere le toppe in eventuali casini che potrebbe fare. Il capitolo dei maghi è un po' una specie di governo strano, però, cioè di governo un po' malvagio, un po' complottaro, ancora non si è ben capito perché ci sono fazioni diverse. Comunque è un po' questo sottogoverno che illude gli uomini di essere i padroni del mondo, mentre poi loro in realtà muovono i fili, fanno cose, gli illuminati. Tornando alla Strige e Yennefer, entrambe pericolose, entrambe incontrollabili, entrambe esplosive, entrambe si trasformano, rinascono dolorosamente. La Strige si leva la maschera della maledizione e torna a essere una bambina qualunque, e Yennefer indossa una maschera attrattiva esteticamente per la società, per nascondere la Strige dentro di lei. Yennefer, ripeto, è quanto unico come personaggio perché ha una caratteristica di solito associata ai personaggi maschili, quella di desiderare il potere. Lei dice proprio: voglio tutto, vuole tutte le armi possibili, inimmaginabili, per affrontare il mondo senza paure di non riuscire a dominarlo, a governarlo. Vuole un bell'aspetto per poter accrescere il suo potere sociale, e rivuole indietro anche la possibilità di procreare che ha ceduto in cambio del suo aspetto. Ma non è che la vuole perché ha il senso di maternità dentro, diciamocelo chiaramente, Yennefer non è proprio quel tipo di donna. Infatti a me questa cosa all'inizio mi faceva strano, ma poi lei ci spiega che la rivuole la possibilità di procreare per avere il diritto di decidere lei se usare quella possibilità oppure no. Un'altra scena fichissima è quando lei cerca di catturare il djinn dentro di sé per avere poteri illimitati, no? E non vuole farsi aiutare da Geralt. Lui le offre il suo aiuto e lei risponde che lui è un eroico protettore, che le concede il successo solo perché poi vuole controllarlo. Poi comincia a gridare che il successo lei se lo prende da sé, non glielo concede nessuno perché lei vuole tutto. Un'antieroina, decisamente un'antieroina, però molto carismatica, molto affascinante, da cui poi alla fine rimani catalizzato, magnetizzato, e infatti Geralt si innamora totalmente di lei. Tanto che le impedisce non solo di ottenere il potere che bramava, ma poi la lega a sé con l'incanto e lì patatrac. Da una parte Yennefer è assetata di potere, troppo assetata di potere per poter trovare la sua pace interiore. Dall'altro Geralt, che invece è l'opposto di lei, lo intuisce e vuole aiutarla, ma cede alla debolezza della sua sofferenza di abbandono e quindi la lega a sé con questo incanto. Che figo, hanno creato proprio una situazione complessa, secondo me una roba. Ranuncolo. Ranuncolo è Alinea Gomiga degli Occhi del Cuore, Alinea Gomiga The Witcher. Secondo me non è sempre bilanciato benissimo negli eventi, secondo me a volte stempera troppo la tensione. In momenti in cui è fuori luogo, a volte è portatore di un tono un po' troppo diverso rispetto a quello in cui si trova la serie in quel momento. Da regole di fantasy lui dovrebbe essere l'aiutante, però alla fine in realtà non lo è, anzi se è possibile è quello che gli procura i guai praticamente a Geralt. Ranuncolo è uno simpatico, ci fa sorridere, però se lo guardiamo bene è un personaggio piuttosto negativo e non viene neanche nascosto più di tanto. Alla fine della fiera lo sciupa femmine è lui che chiede la protezione di Geralt perché ha paura dei mariti, delle mogli con cui è stato a letto, che arrivano e lo lapidano, cioè situazioni assurde proprio. Rimane comunque una sorta di parodia del Don Giovanni, perché poi non lo vediamo mai effettivamente concludere qualcosa. Un altro aspetto negativo di Ranuncolo è che mente nelle sue ballate, racconta storie proprio, esaltando i vincitori delle sue ballate, anche quando non lo meritano, anche quando le cose non sono andate veramente così, riscrive proprio la storia infierendo sui vinti, e poi in più di un'occasione incita Geralt alla violenza, tipo contro gli elfi, e solo per salvare se stesso, per salvarsi le chiappette. Diciamo che il Ranuncolo è uno che pensa molto a se stesso, è molto egoista. Un buffo mascalzone, all'inizio l'ho trovato subito simpatico perché è quel tipo di personaggio con cui empatizzo facilmente, ma quando ho cominciato a vedere come lo avevano scritto in realtà, alla fine della stagione lo odiavo abbastanza come personaggio. Però sono curiosa, visto che decanta sempre le storie degli altri, vorrei scoprire qual è la sua. Due parole sugli altri personaggi femminili degni di nota, o comunque gli altri personaggi della serie degni di nota, che sono Renfri, Ciri e
Renfri, la regina Calante. Cominciamo da Renfri, il primo personaggio femminile protagonista di un episodio che incontriamo. Nel libro Renfri praticamente è una versione dark di Biancaneve, cioè in quel capitolo c'è proprio la stessa identica storia dei fratelli Grimm di Biancaneve sotto un'altra chiave di lettura, sotto un punto di vista diverso, molto dark, ma ci stanno proprio tutti i crismi, c'è la matrigna, c'è il cacciatore, ci sono i nani aiutanti, c'è pure il principe che la vuole salvare, l'elemento in più è lo strigo che non ci sta in Biancaneve e la vendetta di lei contro Stregobor. Nella serie però il personaggio è riletto e tutta questa chiave fortemente Biancaneve si perde, infatti non ci pensi se non hai letto il libro da dove può venire quella storia. Renfri è una vendicatrice, la sua storia è un po' un classico revenge movie, però lei è una protagonista femminile, di solito magari sono più protagonisti maschili, no? In particolare lei è una sopravvissuta a un manipolo dei uomini di cui Stregobor, il mago, è a capo, che decide che le donne nate sotto non so cos'era, tipo una luna fatta così, una stella fatta così, Lilith, eccetera eccetera, sono, vabbè, una scusa qualsiasi per dire che tutte quelle donne dovevano essere ammazzate, fermate, vivisezionate, perché mutanti, streghe, cattive, la classica caccia alle streghe, no? Renfri riesce a sfuggire a tutto questo dopo essersi beccata anche uno stupro da parte di uno dei personaggi che la doveva proprio agguantare e riportare da Stregobor, si rifà una vita, incontra questi alleati e praticamente diventa il capo di una gang e quello che vuole è andare da Stregobor e ammazzarlo per vendicarsi della vita de merda che ha dovuto fa. Potevo essere una principessa, ma hanno buttato in mezzo alla strada perché mi volevano ammazzare, adesso io vado ad ammazzare Stregobor. Stregobor vuole far ammazzare lei ancora. Perché? Perché dall'altra parte si sta cagando sotto, perché ha paura della potenza di Renfri, convinto che lei abbia questi poteri terrificanti, eccetera. In realtà questi poteri noi non li vediamo mai davvero fino in fondo, quindi non sappiamo se davvero lei era mutante, non era mutante, se c'era qualcosa di strano, di diverso in lei, se era veramente toccata dal male o cose del genere. Probabilmente perché non è tanto quello che conta, ma è poi la morale della favola che ci vuole dare. Geralt, diciamo, si mette in mezzo tra questi due litiganti che vorrebbero approfittare di lui, in questo caso ingaggiarlo per ammazzare l'uno, l'altra, eccetera. Lui fa il Ponzio Pilato della situazione, dice: non ci penso proprio, nessuno di voi due è un mostro, io non ammazzo gli umani, o fate pace o ognuno per la sua strada. Renfri con una slinguata fa fesso Geralt e va a compiere la sua vendetta, ma poi viene fermata da Geralt stesso e la colluttazione finisce con lei che muore. Morale della favola: se i carnefici ti tormentano per tutta la vita, se i bulli ti bullizzano per tutta la vita, probabilmente diventerai un bullo anche tu e quindi passerai dalla parte del torto e diventerai esattamente come loro e farai una finaccia. Sono stati duri con Renfri, l'hanno uccisa, però meglio così, perché nel libro finiva a tarallucci e vino, finiva con lei che diceva: ma sì, Strigo, hai ragione, non vado più a uccidere Stregoborn, anzi sei figo, passiamo una notte di passioni. Fine. Invece qui lei fa questa cosa per distrarlo e poi andare a compiere la sua vendetta. Ma vabbè, anche nei personaggi più piccolini noi notiamo delle cose interessanti, come per esempio Marilka, ragazzina che approccia Geralt per la Kikimora e sfacciata gli dice: io non ho paura di te, e gli esplicita il fatto che lei vuole di più, vuole andare via dal suo paesino, vorrebbe diventare una Witcher, ma non posso perché sono una donna, insomma, però tutto un atteggiamento propositivo di un certo tipo. Ciri invece per adesso è poco più che una bambina, ma secondo me ci darà tanto ed è già faighissima. Oltre a essere la figlia di Geralt è tipo bramata da tutti, ma non sappiamo bene perché, non si capisce bene perché. Vediamo che comunque lei ha qualcosa di unico, qualcosa che aveva anche la mamma ma che non ha la nonna. Praticamente fa quello che fa Black Henry, lancia degli urli supersonici perché lei grida e le persone vengono spazzate via dal suo urlo. È proprio Black Henry. Non si capisce bene che ci vogliono fare con questa ragazzina i cattivi, ma sicuramente lo scopriremo. È super coraggiosa, combatte la paura nonostante sia tanta, nonostante viva un sacco di situazioni di stress totale. Sferraglia anche coltelli per cercare di allontanare dei nemici. È furba, è scalta. Vediamo subito che ha un atteggiamento molto sveglio, sembra una piccola donna adulta in miniatura, è veramente un personaggetto molto carino. La regina Calante è un personaggio abbastanza unico perché praticamente lei ha tutte le caratteristiche che vengono scritte per i personaggi maschili, che sono tipo o gli eroi di guerra o i re appunto del popolo, eccetera eccetera. Più o meno
A parte certe cose, diciamo che se la regina Calante fosse stato un personaggio maschile nel Trono di Spade sarebbe stato Robert Baratheon. E se Robert Baratheon fosse stato un personaggio femminile in The Witcher sarebbe stato la regina Calante. Insomma, sono simili per certi versi. Calante detiene il potere del suo regno, è burbera, è fiera, sa essere guerriera, è leonessa, no? Protegge i cari con ferocia, impone con forza chi deve sposare sua figlia, va proprio contro il destino, quello che sembra essere un anatema quasi, viene descritto questo destino, e lei sprezzante va contro il destino e va in guerra in prima linea da quando era adolescente, ci viene detto. Poi la vediamo anche in guerra che combatte, perde il marito dolorosamente, ha affrontato molte battaglie, viene adorata, acclamata, rispettata come guerriera, come condottiera, come regina, dai suoi stessi soldati, viene molto ammirata dal marito che ha proprio un ruolo secondario, no? Quello che di solito a corte vediamo essere della regina, in questo caso invece è del re, un po' come la regina di cuori e il re nel cartone animato di Alice nel Paese delle Meraviglie, ecco, un po' così la dinamica. Però tra di loro c'è grande affiatamento, c'è grande amore, eccetera. Lui si rapporta a lei con grande ammirazione, non si crea rivalità, non prova rivalità nei suoi confronti, come invece vediamo, no? Per esempio in The Crown, nella prima stagione, no? Vediamo che il principe Filippo si sente devirilizzato, diciamo, dalla salita al trono di sua moglie Elisabetta. Uno dei motivi per cui invece il marito di Calante la stima è anche per aver affrontato il dolore della perdita di sua figlia ed esserne uscita in qualche modo. Lui dice proprio: se non devo fidarmi ciecamente, non devo rispettare ciecamente una persona che è riuscita ad affrontare, a superare un dolore così grande, non so di chi altro devo fidarmi. Sicuramente un po' di luce e ombre anche in questa regina Calante, che è antieroina anche lei, un po' come tutti i personaggi di questa The Witcher. A me è piaciuta molto, più che altro mi è piaciuto il modo in cui l'hanno scritta, e mi viene un dubbio, dico chissà se nel libro la regina Calante era un personaggio maschile che poi è stato tradotto come personaggio femminile nella serie, oppure non lo era. Non lo so, perché fino a dove ho letto io non mi sembra proprio che ci fosse il personaggio di questo re o regina. Quindi in caso ditemi voi, amici cari, io penso di aver parlato per 18 anni, però spero comunque di avervi tenuto un po' di compagnia. Fatemi sapere ovviamente la vostra, come sempre, sono molto curiosa. Sono sicura di avervi detto tante cose, ma sono anche sicura che non vi avrò detto tutto quello che vi volevo dire, un classico. In ogni caso vi ho detto abbastanza per oggi, grazie per essere stati con me, grazie per aver guardato, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!